Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere come decorare e colorare questo portaspecchio o anche portafoto in MDF e quindi renderlo così. Come sempre c'è anche il mio sito web che è questo per avere maggiori informazioni e per qualsiasi problema contattatemi. E prima di lasciare il video volevo ringraziare moltissimo le persone che si iscrivono al mio canale, che sono iscritte al mio canale e che guardano sempre i miei video e li commentano. Mi fa davvero un piacere immenso, grazie di cuore. E ho fatto anche un nuovo sfondo che è questo alle mie spalle, è un separente la bianca che io ho dipinto e colorato, spero vi piaccia. Detto questo, vi lascio al video e buona visione! Prima di decorare l'oggetto occorre togliere lo specchio. Per far questo apriamo tutti i ganci e togliamo quindi lo specchio. Con un cacciavite a stella rimuoviamo tutte le viti e i ganci stessi e li mettiamo in un bicchierino di carta così da non perderli. Su entrambe le superfici realizziamo la nostra base. Per far questo usiamo il primer. Come sempre lo aggiriamo e lo versiamo in un piattino di carta. Poi lo andiamo a stendere su tutte e due le superfici dell'oggetto con un pennello a setole piatte. Fatto asciugare il primer su tutto l'oggetto, lo mettiamo un attimo da parte. Prendiamo la parte dell'oggetto che era vicina allo specchio e anche su questa zona passiamo la base, quindi passiamo il primer. Stendiamo su tutto l'oggetto, su entrambe le parti dell'oggetto, un colore acrilico bordeaux. Come sempre lo agitiamo e lo versiamo in un piattino di carta. Lo stendiamo con un pennello a setole piatte. Stendiamo il colore acrilico bordeaux anche in questa zona. Tutto intorno all'oggetto voglio realizzare una sfumatura. Per far questo occorre usare il blending gel e un colore acrilico nero. Quindi in un piattino di carta versiamo un po' di colore acrilico nero. E un po' di blending gel. Per realizzare la sfumatura occorre usare un pennello a punta obliqua. Quindi intingiamo una estremità del pennello nel blending e l'altra estremità nel colore acrilico nero. Scarichiamo il pennello su un piattino di carta. E quindi facciamo la sfumatura su tutto l'oggetto, in questo modo. Utilizzando una matita ben appuntita, realizziamo su tutto l'oggetto, sia davanti che sul retro, delle decorazioni. Ricalchiamo i decori fatti a matita con il decor a rilievo.
Quando il decor rilievo è diventato trasparente e appiccicoso, stendiamo sullo stesso un po' di foglia oro. Quindi apriamo la confezione e prendiamo qualche foglio di foglia oro. La stendiamo quindi sul decor rilievo in questo modo. Facciamo lo stesso procedimento sull'altra parte dell'oggetto. Abbiamo decorato entrambi i lati dell'oggetto con la foglia d'oro. Adesso, lungo i bordi della foglia d'oro, andiamo a stendere un po' di color 3D dorato. Quindi apriamo la confezione e versiamo il prodotto esattamente lungo i bordi. Passiamo adesso su tutto l'oggetto, su entrambi i lati, un po' di fissante protettivo spray lucido. Come sempre il prodotto va agitato e io vi consiglio sempre di applicarlo fuori casa perché ha un odore molto forte. Spruzziamo un po' di fissante protettivo spray lucido anche in questa zona dell'oggetto. Come ultima cosa occorre riassemblare l'oggetto. Quindi mettiamo lo specchio al suo posto e riavvitiamo le viti con il nostro cacciavite a stella. Ok, quindi il nostro lavoro è finito, come anche il tutorial. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao a tutti!